Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay qui su Zotac Vlogs. Allora ragazzi, continuiamo nella nostra gestione della fattoria qui su Professional Farmer 2014. Oggi, come vedete, è inizio primavera e sono le 8:30 di sera, che si traduce nel gioco praticamente è notte fonda, praticamente buio pesto. Oggi ragazzi vorrei farvi vedere che se mi avvicino qui alla pompa della benzina e premiamo comunque invio per entrare nel menu, faccio vedere che praticamente i litri di benzina non sono tantissimi e quindi presto ci sarà la necessità di andare a fare rifornimento. E quindi ho detto, dato che l'ultima volta mi sono dimenticato di riprendere questo processo, andiamo a far vedere come si fa ad andare a far benzina in questo gioco. Praticamente dobbiamo portarci verso il benzinaio che si trova in città. Adesso vi faccio vedere dove si trova. E possiamo decidere se fare o il pieno direttamente là, però comunque non è una cosa che ci conviene tantissimo fare, perché dopo, cioè, ogni volta andare sempre in città a far benzina comunque costa di più che farla nel proprio, diciamo, nel distributore personale. Oppure possiamo appunto scegliere di rifornire direttamente il nostro distributore personale alla fattoria. Comunque adesso ci siamo già messi alla guida in questo gameplay by night, diciamo, questo farming by night, per andare a vedere appunto dove si trova questo benzinaio, per vedere appunto come funziona. È molto semplice, comunque abbiamo visto quasi tutti gli aspetti di questo gioco, mancava questo, ho detto ma sì, facciamo anche che andiamo a fare insieme benzina. Si è tirato questo orario ragazzi perché, come vi dicevo l'altra volta, adesso è inizio primavera e praticamente la maggior parte dei lavori in questo gioco si concentrano, come ben saprete, in questa stagione. Intanto guardate giù là che c'è una luna che sta sorgendo, bellissima. E praticamente quindi a inizio primavera bisogna arare, poi coltivare, poi seminare. Quindi alla fine, avendo comprato questo campo che è veramente enorme, che se lo ricordate qui sulla destra, quello l'ultimo che ho comprato nell'ultimo gameplay, lavorando appunto in questo campo che ci vuole veramente un sacco, si tira veramente orari allucinanti come questo. Volendo appunto si può anche aspettare fino a mattina, però ho detto ma sì, non facciamo mai dei gameplay di notte, quindi registriamo adesso che è appunto per il gioco notte fonda, anche se sono soltanto le 8:30. Sì, diciamo che magari questi sono orari da inverno pieno qui. Ok, adesso giriamo qui a destra. Noi seguiamo questa strada sterrata e dobbiamo dirigerci. Adesso non so se si vede, ma giù là c'è praticamente una specie di segnaletica, una specie di, come si chiama, palo che ci indica che praticamente giù là c'è il benzinaio, e praticamente assomiglia molto ad una di quelle segnaletiche da discoteca che indica che lì c'è proprio la discotecozza. Boh, qui l'hanno utilizzata per un benzinaio, però anche se il benzinaio è tutto illuminato, la segnaletica adesso non la vedrete perché sicuramente, ecco, non so se la vedete dinanzi a noi adesso, ed è l'unica che non è illuminata, cosa che non ha senso perché è l'unica cosa che dovrebbe essere illuminata in un benzinaio, ecco la cosa lì. Però vabbè, fa niente, lasciamo perdere, dai. Ok, andiamo dentro di qua. Qui dobbiamo girare a sinistra, attenzione che non arrivi nessuno, sennò qui facciamo un bel incidentone. E cerchiamo l'entrata del benzinaio, che invece è proprio qua dove c'è appunto anche il dosso. Ok, entriamo. E qui adesso sulla sinistra dobbiamo entrare nell'area invece quella per le pompe. Questa è solo l'entrata del benzinaio, quindi è veramente un benzinaio veramente grossissimo ragazzi, veramente uno di quelli fighi professionali a bestia. Mettiamoci dentro di qua e ci fermiamo qua dove ci sono le pompe della benzina e entriamo nel menu del benzinaio. Come vedete possiamo scegliere o se fare benzina direttamente al benzinaio qua nel primo pulsante, oppure comprare 1000 litri a volta da mettere in magazzino. Io comprerei appunto 1000 litri in magazzino, il prezzo è scritto appunto sopra, 1 euro al litro, quindi stiamo praticamente spendendo 1000 euro a botta, però va bene così. Chiudiamo, prendiamo 2000 litri, così per un bel po' siamo a posto. A posto ragazzi, quindi il benzinaio funziona così, adesso siamo riforniti per un bel po' direttamente nella nostra fattoria. Ritorniamo nella nostra fattoria così vi faccio vedere anche che abbiamo fatto effettivamente rifornimento e quindi potremo fare direttamente il pieno ai nostri macchinari comodamente a casa. Ok, torniamo sui nostri passi, giriamo sempre di qua nella nostra via sterrata, qui nelle nostre campagne illuminate solo dai nostri fari del nostro trattore, e ci riportiamo verso casa. Certo, 1 euro al litro, vengo anch'io a far benzina a questa parte, col cazzo che da noi è 1 euro al litro. Sarebbe un'utopia. Vabbè, dei prezzi allucinanti, non si può, non si può. Comunque ragazzi, nella stagione precedente, anzi, cioè nell'anno precedente nel gioco,
Ho coltivato del lupino nei miei campi, le sementi costavano veramente tanto, ci ho speso veramente tanto per comprare i semi e quindi pensavo che gli introiti fossero veramente alti. Invece comunque alla fine sì, ho guadagnato un po' di più, ma non tantissimo, e vedo sempre comunque più difficile riuscire a mantenere la sfida che ci siamo preposti, però comunque in qualche modo cercheremo di farla, spero. E in questo caso comunque quest'anno sto comunque coltivando sempre della colza, perché mi piace veramente tanto coltivarla, proprio perché, come vi dicevo nel gameplay precedente, dà veramente tanta soddisfazione una volta che andate a raccoglierla, per proprio il tipo di pianta come è fatto, veramente bellissimo. Ok boys, siamo finalmente arrivati a casa, è stato un lunghissimo viaggio. No, sto scherzando, una cazzata. Adesso andiamo direttamente ad attaccare la span di concime, perché mi sono ricordato adesso che nel campetto invernale appunto è già spuntata la colza che sta crescendo, però non sono ancora passato con la span di concime a concimare appunto, quindi adesso andiamo direttamente ad attaccare il macchinario e faremo questa concimazione by night nel campetto invernale. Ok, attaccata. E adesso prima di andare, cioè ci dirigiamo verso il campo, però adesso comunque vi faccio anche vedere che nel nostro benzinaio personale abbiamo finalmente i nostri litri di benzina che abbiamo comprato, quindi possiamo anche già fare il pieno e d'ora in poi possiamo rifornire direttamente i nostri macchinari agricoli qua. Ok, adesso ci dirigiamo sempre nel nostro campetto invernale, andiamo a procedere con la concimazione della nostra colza. Ok, usciamo dalla nostra fattoria e dirigiamoci verso il nostro campetto. Io vado sempre per vie boscose di qua, illuminando nella notte con i miei fari questi alberi, che sembra sempre che debba uscire un pazzo, tipo, con questa luce sembra sempre che debba uscire qualcuno di malintenzionato a farci del male. Però io lo schiaccio col trattore e lo maciullo praticamente. Giriamoci e cominciamo con... Anzi, adesso accendo anche i fari posteriori, così vediamo che cavolo combiniamo. E procediamo con la concimazione del nostro campetto invernale. Come vedete, anche se è notte, si vede che la colza sta appunto crescendo. È bello giocare di notte, a me piace, ovviamente preferisco di giorno, però finora è capitato raramente, appunto perché non avevo tanti campi, quindi si riusciva a concludere tutti i lavori in un unico giorno alla fine. Invece adesso, avendo quel campo invernale che vale praticamente per 5 campi, cioè non invernale, scusate, ho sbagliato, il campo normale, insomma quello grosso, vale veramente per tanti campi, non abbiamo mai avuto di così grandi, e quindi si arriva a notte come niente, cosa che apprezzo molto appunto. Ok, due passate e finiamo con la terza passata, giusto per essere sicuri che sia arrivato a tutti i concime. Mi aiuto appunto, come vedete, con il tasto F2, si apre in basso a sinistra questo riquadro che ci fa vedere appunto la percentuale di concimazione del campo. L'area concimata si sta avvicinando appunto al 100% e vedrete che adesso arriverà al 100% quando avremo concluso. Ecco fatto, perfetto. Ok, possiamo dirigerci verso casa, anzi no, già che abbiamo già attaccato la span di concime, direi di fare direttamente il cambio stagionale. Così adesso andiamo a concimare direttamente anche gli altri campi. Ok, prepariamoci per un'ondata di lag allucinante qui. Ecco, perfetto, sta già facendo. Come vedete la colza sta crescendo ed è già arrivata a questo stadio. Spegniamo le luci, però vediamo che sta ancora laggando un po', perché sapete che c'è il cambio delle texture quando c'è il cambio stagionale. E vedete che adesso la colza è spuntata anche sugli altri campi, quindi io vado direttamente a concimare anche questi altri campi. Ah cavolo, mi sono accorto adesso che praticamente la span di concime, se vedete, è quasi vuota, siamo praticamente al 16% del riempimento, e quindi mi sa che una volta che avremo concluso di concimare questo campo tornerò un attimo in fattoria, così potrò riempirla. Ovviamente prima dovrò aprire la mappa, cliccare sul negozio per poter comprare appunto il concime, poi una volta che l'avremo comprato potremo andare appunto nel nostro magazzino dove troveremo il concime che avremo comprato e potremo riempire la nostra span di concime, così potremo andare anche a fare il lavoro sul campone grosso e sugli altri due campetti, quelli piccoli.
Ok ragazzi, allora abbiamo concluso di concimare anche questo campo. Adesso, come vi dicevo, comincio a dirigermi verso la fattoria, perché mi sa che adesso siamo rimasti col 7% del riempimento, quindi mi sa che con questa cifra non riusciamo neanche a fare un'unica passata sul campo piccolo, perché rimarremmo senza concime subito. Quindi andiamo verso casa e mi porto direttamente vicino al magazzino e compriamo il nuovo concime e poi riempiamo la span di concime, così possiamo andare a terminare il lavoro su tutti gli altri campi. Ok, eccoci qua. Allora entriamo, anzi no, scusate, ho sbagliato subito. Andiamo prima nella mappa, andiamo qui sul negozio e compriamo del fertilizzante, che lo troviamo qua. Compriamo subito un bel po' di chili di fertilizzante, così almeno siamo a posto per un bel po', e infine possiamo finalmente entrare nel menu e riempire la nostra span di concime con il fertilizzante. Quindi adesso ragazzi siamo pronti per riprendere a lavorare, siamo al 100% del riempimento e abbiamo concime sufficiente per finire di concimare tutti gli altri campi. Ovviamente ragazzi lo stesso processo va fatto anche per riempire la irroratrice Amazon, bisogna sempre comprare il concime al negozio e poi riempire col fertilizzante l'irroratrice al magazzino. Ecco ragazzi, come vedete in questi campetti piccoli bastano due passate, abbiamo già praticamente concimato tutto. Infatti adesso, dopo aver finito questa passata su questo campo, avrò finito di concimarlo, quindi posso già passare a quello a destra, cioè a destra nostra, a destra non a quella del trattore, ok. E poi dopo aver finito questo ci manca soltanto il campone, quello grosso, e quello magari me lo faccio da solo, perché ci vorrebbe davvero un sacco ora che lo finisco tutto. Ok, perfetto, concimazione sui due campetti piccoli conclusa, quindi adesso possiamo già avviarci verso l'ultimo campo che ci rimane, che è praticamente quello mastodontico, e potrò quindi cominciare a concimare quello, però magari poi me lo faccio da solo, e una volta che avrò finito di concimare quel campo lì potrò finalmente cambiare stagione e verrà pronto appunto il campetto invernale, sarà pronto quindi per essere trebbiato, andremo a raccogliere la colza che è cresciuta in inverno. E poi si procederà verso il cambio stagionale per arrivare a tarda estate, quando verranno pronti tutti gli altri campi. Ok, eccoci qua. Entriamo, mettiamoci bene in posizione e possiamo anche partire con la concimazione di questo ultimo campo che ci rimane, che è praticamente il più grosso, quindi ci vorrà più tempo di tutti gli altri. Però ragazzi, mi sa che questo me lo faccio da solo, perché altrimenti ho paura che venga un video un po' troppo lungo. Ragazzi, vi anticipo subito che il prossimo gameplay molto probabilmente sarà l'ultimo della serie. Spero appunto che nel prossimo gameplay si riesca in qualche modo, se è necessario venderò tutto, ma bisogna riuscire a coltivare il mais e vedere anche quell'aspetto del gioco lì. Dovrò comprare una nuova metitrebbia, quindi vi anticipo questo, perché sapete che ormai manca davvero poco l'uscita di Farming Simulator 15, quindi dovrò insomma darmi da fare per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace e ci vediamo nel prossimo gameplay. Ciao!